arriviamo a Glasgow, la città più popolosa della Scozia, con oltre 2 milioni di abitanti. L'origine di Glasgow risale intorno al 540, quando il re accolse San Mungo e lo fece nominare vescovo della zona. Mungo visse ed evangelizzò la regione, costruì una chiesa vicino al torrente, convertì molte persone con la sua santità e con la predicazione. Si formò intorno a lui una grande comunità di persone che divenne famosa come Glasgow, che significa la cara famiglia. Glasgow è la capitale economica della Scozia, è sede dell'antica università, voluta nel 1451 dal Papa Nicola V, divenne così anche un importante centro di insegnamento e di ricerca. Durante l'era vittoriana, Glasgow era la seconda città dell'intero britannico e possedeva anche il maggiore porto commerciale dell'Oceano Atlantico, nonché il più grande cantiere navale del mondo. La visita lungo le vie del centro ci permette di vedere una magnifica architettura vittoriana in un'atmosfera assolutamente unica in questa città. La cattedrale di San Mungo, patrono della città, sorge sulla tomba del santo. Di origine cattolica, la chiesa è un esempio superbo di architettura gotica e una delle poche chiese medioevali scozzesi sopravvissute alla Riforma. A differenza di molte cattedrali scozzesi in disuso o lasciate in abbandono, la cattedrale di San Mungo è ancora un posto di culto attivo della Chiesa cristiana di Scozia. La prima chiesa in pietra fu consacrata in presenza di re David I nel 1136 ed ha occupato la zona ora coperta dalla navata centrale. La parte più significativa della cattedrale che è possibile ammirare oggi sono le pareti della navata fino al livello delle parti inferiori delle finestre che risalgono al 1200 con le luminose vetrate della stessa epoca. La cattedrale è lunga 87 metri, larga 20 e alta 32. Anche se le dimensioni non sono molto grandi, entrando si ha una visione di solenne grandiosità. La splendida finestra del millennio sulla parete nord della navata. Il soffitto visualizza un certo numero di sporgenze intagliate in stile tardo medioevo. Divano me, Divano me, Signore, Divano.
la casa più antica di Scozia. Di tutte le università ed istituti di insegnamento universitario in Scozia, soltanto Glasgow offre una gamma completa di studi professionali, compresi legge, medicina, ingegneria, unita con una gamma completa di studi accademici, quali scienze naturali, scienze sociali, lingue antiche e moderne, letteratura e storia. Moderno grande centro integrato per mostre e congressi, il più grande del Regno Unito, una perfetta simbiosi di architettura e ambiente.